Allora, buongiorno, innanzitutto ringrazio per essere venuti così numerosi quest'oggi per la seconda parte del discorso sulla Magheria, in questo caso Magheria, arte e fantasia. Iniziamo con una breve carrellata di opere d'arte sulle streghe nel corso dei secoli. La prima immagine che vi presento viene dal Duomo di Lubecca, che è il più antico monumento della città del 1173. In questa immagine si vede la strega che cavalca una scopa e l'affresco è del XIII secolo. La seconda immagine invece è un'immagine che Albrecht Dürer, pittore, incisore, considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale, incide e si intitola Streghe. La terza opera è invece Streghe che picchiano un diavolo, di Daniel Hoffer, che è considerato il primo ad usare l'incisione nella stampa nel XV secolo. La quarta opera è Sabba delle streghe di Franz Franchen II, che è un pittore e disegnatore fiammingo appartenente alla scuola dell'Olanda meridionale. Qua vediamo ancora questa sabba, proprio le streghe che si riuniscono. Vedete in basso ci sono dei teschi e delle donne che appunto maneggiano dei grossi pentoloni, probabilmente per preparare qualche pozione. Andiamo ancora oltre, abbiamo il Sabba di Jan Zianzko, che è un disegnatore e stampatore polacco del fine del 1500 e anche se questa opera, come tante delle sue opere, risente dell'influsso francese. Anche qua vediamo proprio in primo piano due donne che preparano intrugli malefici, una di fianco china a soffiare sul fuoco e alcune altre donne che viaggiano sulle scope. Abbiamo poi il Sabba delle streghe, opera rococò di Claude Giot francese, uno dei maggiori pittori del Settecento, maestro anche di Antoine Watteau. In questo caso, di nuovo, abbiamo le streghe che accendono il fuoco sotto il pentolone, per preparare i malefici. Andiamo a La strega e la mandragola di Henri Fuseli, vero nome era Johann Heinrich Füsli, letterato, pittore svizzero di stile romantico della metà del 1700, che esercitò specialmente in Gran Bretagna, dove è conosciuto appunto col nome di Henri Fuseli. E andiamo a Francisco Goya, streghe pronte a volare. Goya, pittore, incisore spagnolo, non facilmente inseribile in una definita corrente artistica. Di lui si ricordano come opere più importanti, più famose perlomeno, le due Maie, la Maja desnuda e la Maja vestida. In questo caso abbiamo due preti che si apprestano a parlare con una strega e nell'intento di Goya
queste streghe, o meglio, queste streghe, perché sono due, sono pronte per volarsene via. E andiamo alla strega di Ender, di Gustave Doré. Gustave Doré, pittore incisore francese, noto per le illustrazioni che ha fatto della Divina Commedia, che rispecchiano un gusto romantico, un grande virtuosismo tecnico. Andiamo poi a John William Waterhouse, inglese, Il Circolo Magico, un'opera preraffaellita, anche se risente del gusto, dell'influenza, diciamo, stilistica già degli impressionisti. Andiamo oltre, Paul Cézanne, Medea, è un'opera post-impressionista, Cézanne, pittore francese, che si rivolge agli antichi pittori classici, aggiornandoli con le scoperte, degli impressionisti. Ancora un'altra opera, Strega con Gatto Nero, di Paul Ranson, che è un pittore francese appartenente al gruppo dei Nabis, che erano artisti parigini specialmente dell'avanguardia post-impressionista. Andiamo a Paul Delvaux, un pittore belga che si situa tra surrealismo e post-impressionismo. In questo caso l'opera si chiama La chiamata della notte. E andiamo a Alan Davy, pittore, musicista, legato al surrealismo di Miró, affascinato dall'opera dello psicanalista Carl Jung, è un artista scozzese che qua intitola questa sua opera Donna stregata dalla luna. E passiamo ora dall'arte alle favole e ai cartoons. La prima fata che incontriamo è la fata Smemorina o fata madrina. È un personaggio di Cenerentola nella fiaba di Charles Perrault del 1697. Appare per la prima volta quando Cenerentola, desolata per non poter andare al ballo, sta piangendo sotto un salice nel giardino. Con la formula ormai divenuta famosa grazie a Walt Disney di Bibidi Bobidi Boo, trasforma in carrozza una zucca, in cavalli da tiro due topolini, in lacchè il cane, in cocchiere un vecchio ronzino. Poi riveste Cenerentola con un meraviglioso vestito e le famosissime scarpette di cristallo. E andiamo alle streghe della Bella Addormentata. Ci sono due versioni della fiaba, quella di Charles Perrault del 1697 e quello dei fratelli Grimm del 1812. La trama, per celebrare il battesimo della tanto sospirata figlioletta, un re e una regina invitano le fate del regno perché le facciano da madrina. Flora, la fata rossa, Fauna, la fata verde e Serena, la fata blu. Ciascuna dona qualcosa alla neonata, bellezza, saggezza, talento musicale, ma arriva la strega malefica, che non era stata invitata e che lancia una maledizione. Prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno, si pungerà con un fuso di un arcolaio e morirà. Serena mitiga l'incantesimo trasformando la condanna in quella di 100 anni di sonno. In questa immagine vediamo un francobollo che era stato pubblicato, diciamo, dalla Poste tedesche proprio a ricordare questa strega malefica. Allora, malgrado questa invece è un'immagine della strega malefica, così come ce la rappresenta Walt Disney. Il re bandisce dal regno tutti gli arcolai,
Ma la principessa a 15 anni incontra una vecchia che sta tessendo e il suo fato si compie. La fata buona fa addormentare con lei tutto il castello, che col tempo si copre di una fitta rete di rovi. Ma dopo 100 anni un principe giunge al castello, i rovi si aprono dinanzi a lui, trova la principessa, se ne innamora, la bacia. Bel coraggio dopo 100 anni. Comunque, il suo bacio la risveglia. Andiamo ad altra strega, la strega di Hansel e Gretel, favola tedesca, riportata dai fratelli Grimm. Anche qua, trama. Durante il XIV secolo c'è una grave carestia in Germania. Hansel e Gretel, due bambini figli di un povero taglialegna, sono condotti nel bosco e abbandonati su consiglio della matrigna. I fratellini trovano una radura dove vedono una piccola casa, tutta fatta di docci. Si avvicinano e mentre stanno sgranocchiando le pareti di marzapane, spunta una vecchietta che si offre di ospitarli. Ben presto si accorgono di essere prigionieri della vecchia, una strega nota per aver ucciso e mangiato molti bambini. Hansel viene chiuso in una gabbia e messo all'ingrasso. Gretel, adibita alle pulizie, riesce a portar via una zampa di gallina e darla al fratello perché mostri, la dia alla strega, che non ci vedeva evidentemente molto bene, per dimostrare che era sempre molto magro. Gretel poi riesce con un trucco a spingere la strega dentro il forno e la uccide. Libera il fratello, si impadroniscono dell'oro della strega, tornano a casa dal padre, ricchi, mentre la matrigna cattiva è ormai morta e vissero felici e contenti. Altra strega, Grimilde, la strega di Biancaneve. I fratelli Grimm scrissero la prima versione di questa fiaba della tradizione popolare europea nel 1812, l'ultima versione invece nel 1859. Anche qua un po' di trama. Grimilde, vedova del re e matrigna di Biancaneve, è una strega esperta di magia nera, invidiosa della bellezza della ragazza, dà incarico ad un cacciatore di ucciderla. Ma questi l'abbandonano nel bosco senza avere il coraggio di ammazzarla. Biancaneve si imbatte in una casa, quella dei 7 nani, che lavorano in una miniera e che l'accolgono con loro. La vita scorre tranquilla, finché all'ennesima richiesta di Grimilde al suo specchio magico, specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? La regina scopre che Biancaneve è ancora la più bella ed è ancora viva. Travestita da vecchietta, la rintraccia e le offre una mela avvelenata. Biancaneve cade in uno stato di morte apparente e i nani, credendola morta, le costruiscono una bara di cristallo. Un principe di passaggio se ne innamora al primo sguardo e la fa portare al suo castello. Ma la bara, lungo il viaggio, cade. E dalla bocca di Biancaneve esce il boccone avvelenato. La giovane torna in vita e vissero tutti felici e contenti, a parte Grimilde, che durante i festeggiamenti seguiti al matrimonio muore tra spasmi tremendi. E andiamo ad un'altra fata famosa, la fata turchina, o meglio, la fata dai capelli turchini, che è un personaggio del romanzo Le avventure di Pinocchio di Collodi del 1883. Insieme a Mastro Geppetto e al Grillo Parlante, tra i personaggi positivi della storia, e svolge un ruolo determinante nell'educazione di Pinocchio. Infatti, grazie al suo continuo intervenire nella vita del burattino, che riesce a far emergere le sue doti e a far sì che alla fine diventi un bambino bravo, ricco e che viva felice e contento. E andiamo al meraviglioso mago di Oz.
che è un romanzo per ragazzi di Frank Baum, edito nel 1900. Trama è un pochino complessa. Dorothy è una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno un poderoso tornado solleva la casa di Dorothy con la bambina e il cane all'interno e la trasporta in volo nella terra dei ghiottoni. Nell'atterraggio la casa schiaccia la malvagia strega dell'est. La buona strega del nord viene a complimentarsi con Dorothy e le dona le scarpette d'argento della defunta. Le spiega che nel paese di Oz esistono quattro streghe, due buone, oltre a lei, anche la strega del sud, e due malvagie, oltre alla defunta, quella dell'est, la strega dell'ovest. Dorothy esprime il desiderio di tornare dagli zii e la strega le consiglia di recarsi dal mago di Oz. Lungo la via, a Dorothy e Toto si aggiungono tre compagni di viaggio che vogliono fare anche loro richiesta al mago. Lo spaventapasseri, che vorrebbe un cervello, il boscaiolo di latta, che vorrebbe un cuore, e il leone codardo, che vorrebbe il coraggio. Il mago promette di aiutarli dopo che avranno sconfitto l'ultima strega malvagia. Saltiamo un pochino di passaggi e, riusciti nel loro intento, i cinque scoprono che il mago non è altro che un vecchio ventriloquo che comunque riesce a realizzare i sogni dei tre compagni. Infine, la strega buona del sud spiega a Dorothy che grazie alle scarpette d'argento, battendo per tre volte i tacchi, può finalmente ritornare con Toto in braccio dagli zii e vivere felici e contenti. Andiamo alle un'altra strega malvagia, Amelia, la fattucchiera che ammaglia. È una creazione di Walt Disney. È una papera magliarda, dai folti lunghi capelli neri, le ciglia lunghe, il vestito nero. Probabilmente il suo creatore dovrebbe aver tratto ispirazione da Gina Lollobrigida, tant'è che nella prima storia dei fumetti disneyani in cui compare si finge l'attrice Gina Luludica, Luludchitka. Vive in una casetta alle pendici del Vesuvio in compagnia del suo fido corvo Gennarino. Viaggia periodicamente a Paperopoli per tentare di sottrarre a Paperon de Paperoni la mitica moneta numero uno. E andiamo a Maga Magò, a volte collega di stregoneria di Amalia, scusatemi, di Amelia, a cui i filtri d'amore è molto interessata, sperando di conquistare il suo amato, Macchia Nera. Il suo nome originale significa la matta signora Mim, e proprio Madama la chiama Mago Merlino nella Spada nella Roccia. In questo lungometraggio disneyano viene presentata come antagonista e acerrima nemica del mago. Ha una passione sfrenata per giochi e scommesse ed è disposta a fare qualsiasi cosa per vincere, anche e specialmente barare. I due maghi faranno un memorabile duello all'ultima magia in cui si trasformano in animali. Quando però Maga Magò bara e si trasforma in drago, cosa esclusa sin dall'inizio, Merlino la batte in astuzia trasformandosi in germe dei draghi. Altra strega, Nocciola Vildibranda Crapomina, o semplicemente la strega Nocciola, altro personaggio Disney, è tra i pochi a poter vantare nelle mani cinque dita. Il suo look è decisamente quello di una classica strega, capelli molto chiari, quasi bianchi, completo e cappello neri, si muove a cavallo della sua fida scopa Belzebù. Ama terrorizzare gli abitanti di Paperopoli e in particolare Paperino, mentre è in ottimi rapporti con i nipotini qui, quo, qua,
che da subito la riconoscono quale strega. E andiamo ad un mago, Panoramix, un personaggio dei fumetti della serie Asterix, creato dai francesi René Goscinny e Albert Uderzo. È il druido del villaggio, la sua specialità è la pozione magica che dona una temporanea forza sovrumana a colui che la beve. Soltanto Obelix non ne ha bisogno perché da bambino era cascato nel pentolone e quindi la sua forza ce l'ha per tutta la vita. L'origine della pozione si perde nella notte dei tempi. La sua ricetta viene trasmessa solo da bocca di druido a orecchio di druido. Solo alcuni ingredienti vengono svelati all'interno delle storie. Vischio, raccolto con un falcetto d'oro, lastice, facoltativo ma da un buon gusto, fiori ed erbe di campo, vino, possibilmente rosso, fragole, anch'esse facoltative, ma danno un retrogusto piacevole. Panoramix è anche in grado di preparare una lozione per capelli estremamente potente, che può far crescere rapidamente e senza posa barba e capelli. Questa pozione la fa bere agli stupidi romani al posto dell'altra pozione. E andiamo a Topolino, apprendista stregone. È il terzo degli 8 segmenti del film d'animazione del 1940, Fantasia, prodotto da Walt Disney. Ciascuno dei segmenti sono impostati su pezzi di musica classica, diretti da Leopold Stokowski. Quello che vede Topolino protagonista è accompagnato dall'omonimo poema sinfonico del francese Paul Dukas, ricavato dalla ballata composta da Wolfgang Goethe nel 1797. Topolino, giovane apprendista del potente stregone Jan Sid, prova alcuni trucchi magici del maestro, poi però non sa come controllarli. E andiamo al maghetto per eccellenza, Harry Potter. È il protagonista di una serie di 7 romanzi della scrittrice Rowling tra il 1997 e il 2007. In soli 10 anni l'intera serie ha venduto circa 450 milioni di copie, tradotte in 77 lingue, tra cui latino e greco antico. Cosa incredibile. La serie dei film tratti dalla saga è stata la più remunerativa della storia di Hollywood. Ambientati nell'Inghilterra degli anni 90, raccontano le avventure del giovane mago e dei suoi migliori amici nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove vengono educati i maghi del Regno Unito. I personaggi, vabbè, Harry Potter, un ragazzo che scopre di essere un mago dopo aver vissuto per 10 anni con gli zii che gli hanno tenuto nascosta la sua vera natura. I suoi genitori, entrambi maghi, sono stati uccisi quando lui aveva un solo anno. Lui si era salvato riportando solo una cicatrice a forma di saetta. Poi Ron Weasley ed Hermione Granger, compagni di scuola e migliori amici di Harry. Lei è figlia di genitori babbani, cioè di persone senza poteri magici. E poi Albus Silente, preside di Hogwarts, mentore di Harry, che è il più grande mago del mondo. Voldemort, potente mago molto malvagio, desideroso di dominare il mondo magico, servendosi dei suoi seguaci. È lui che uccise i genitori di Harry. E poi Severus Piton, insegnante di pozioni, un tempo seguace di Lord Voldemort. Odia Harry come odiava suo padre, ma lo protegge perché segretamente ancora innamorato di sua madre. E poi Ginny Weasley, studentessa di Hogwarts, sorella minore di Ron, che diventerà poi la moglie di Harry. E detto questo, ripartiamo a cavallo di una scopa per un nuovo viaggio tra le streghe.